Ciao ragazzi, benvenuti in questo favoloso nuovo video. Ero in un negozio e ho visto questo piccolo acquario per pesci. Non so che pesci ci potrebbero entrare, comunque. E mi è venuto in mente un gioco che avevo negli anni, alla fine degli anni 80, il Laboratorio dei Mostri. E mi sono detto, ma magari si può fare. E così ho trovato la ricetta per fare la carne mostro e ricoprire uno scheletro, questo di dinosauro, che ho usato per un altro video che vedrete, che ho già fatto ma non ho ancora pubblicato, e per fare sciogliere il mostro. Ora vediamo assieme come fare la carne mostro. Allora ragazzi, ci serve mezza tazza di farina, mezza tazza di sale fine, un cucchiaio di allume di potassio, potete grattugiare, questo qua si trova nelle profumerie, l'allume di potassio è quello che si usa per togliere l'odore sotto la scena. Due cucchiai di olio vegetale, io userò l'olio di riso, decolorante alimentare, ho preso il verde per fare la carne del dinosauro, e mezza tazza d'acqua. Servirà poi dell'acido citrico, lo trovate nei supermercati, nelle drogherie, in farmacia, costa pochissimo, un euro, e te ne danno tanto così, e del bicarbonato di sodio. Bene, io mi sono messo i guanti perché non voglio sporcarmi con il colorante alimentare. Ottimo, adesso non ci resta che mettere la carne mostro sul mostro. Bene ragazzi, quando il favoloso dinosauro è pronto, o mostro che si voglia, riempiamo la vaschetta che utilizzeremo di acqua, e per ogni 250 ml di acqua ci va un cucchiaino di acido citrico. Thank you.
Eccomi ragazzi, allora dopo la dimostrazione che vi ho dato della ricetta che ho trovato su internet per fare la carne mostro, adesso vi faccio vedere la mia ricetta dopo vari tentativi. Ho visto che è più semplice, è un risultato secondo me migliore usare il Didò. Didò c'è di diversi colori, quindi non dovete sporcarvi le mani con coloranti bla bla bla. E olio vegetale, bicarbonato e l'idrolitina, che sono quelle bustine che serve per far diventare l'acqua naturale, acqua frizzante, e aceto di vino. Bene, allora per questa ricetta si mette un quantitativo di Didò e in rapporto 1-1 con idrolitina e bicarbonato di sodio, quindi si mette, facciamo questa quantità di Didò che adesso mischio e faccio diventare più uniforme che posso, poi buste di idrolitina, l'idrolitina la trovate nei supermercati, costa davvero davvero poco. E poi bicarbonato, quindi il quantitativo è questo, tanta pasta quanto la somma tra bicarbonato e idrolitina. Si mischia bene tutto assieme e quando l'impasto incomincia a diventare un po' troppo friabile si incomincia ad aggiungere l'olio vegetale. Cercate di amalgamarlo meglio che potete, perché maggiore quantità di sali inglobiamo nella pasta, migliore sarà l'effetto finale. Ok, diciamo che si è unita quasi tutta. Olio vegetale quanto basta, quindi andrete più o meno a occhio. Quando otterrete una pasta omogenea che non si sfalda, avrete finito. Non aggiungete acqua in questo caso, perché sennò la pasta mostro frigge. Direi che è sufficientemente modellabile. Bene, adesso ricopro di nuovo il dinosauro con la pasta mostro e vediamo come è venuta. Per il solo piacere di farlo, butto tutto il resto della pasta mostro dentro la vasca.